Allora, noi siamo i Latte Rock dal Music Studio, che è una scuola di musica. Suoniamo assieme da 5 anni. Anche l'anno scorso abbiamo suonato qui in Piazza Maggiore, in Piazza 8 Agosto. E è un onore rappresentare questa festa dei lavoratori. Siamo molto contenti di poter suonare in pubblico. Qual è il messaggio che lanciate con la vostra musica? Noi speriamo che smetta lo sfruttamento nel mondo dei lavoratori, soprattutto minorili, anche perché noi siamo ragazzi e vogliamo che ci sia giustizia verso tutti i ragazzi. Quindi siete vicini ai ragazzi della vostra età che invece sono costretti, viste le condizioni di vita nelle quali versano, siete molto sensibilizzati a questo problema. Esatto. Quando siete a scuola, questo argomento dei ragazzi lavoratori, lo affrontate, i vostri insegnanti vi danno credito, sviluppano l'argomento oppure è un discorso che rimane fermo lì? Facciamo parlare la cantante. Non ne parliamo tanto. Voi non avete la forza e la voglia di portarlo anche a scuola, perché la scuola è il punto di partenza, no? Per l'educazione degli individui. Non ne sentite la motivazione di portare questo vostro discorso anche in classe, stimolando anche i vostri compagni di classe, perché tanti ragazzini non ne sanno niente o non ne vogliono sapere niente. Beh, a parte nelle giornate in cui si ricorda, a scuola poca roba, cioè non si dà tanto spazio. Secondo me dovrebbe esserci un'oretta, non so, un'ora d'attualità, insomma. Per tenersi aggiornato con quello che succede nel mondo. Ma voi l'avete proposto in qualche modo? Beh sì, qualche volta, sì, tipo all'assemblea anche comunque d'istituto, cerchiamo di proporre all'insegnante oppure comunque di sfruttare le assemblee tra di noi di organizzare qualcosa. Sono tutti fissati con dover andare avanti col programma e non c'è tempo, è per quello.